questa piattaforma, che è una piattaforma per la valorizzazione del patrimonio artistico. Nell'ambito del progetto Servizi per il Turismo, promosso dalla città metropolitana di concerto con il Comune di Napoli e finanziato con i fondi Polmetro per l'agenda digitale urbana, si è tenuta nella Sala Mariella Cirillo di Palazzo Matteotti la presentazione del Portale del Turismo, una piattaforma online per la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale finalizzata alla promozione dell'offerta turistica metropolitana. All'iniziativa hanno partecipato tra gli altri il consigliere delegato all'agenda digitale della città metropolitana Rosario Ragusta, il direttore esecutivo del progetto Rosario Langella, Giuseppe Gaeta, direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, ed Elena Coccia, consigliera metropolitana delegata alla cultura, che è intervenuta in diretta telefonica. Presenti in sala numerosi rappresentanti dei comuni dell'area metropolitana, che attraverso i loro interventi hanno dimostrato quanto sia stato fondamentale il processo partecipativo messo in atto fin dall'inizio e che continuerà anche nella fase esecutiva del progetto. Può essere possibile, ad esempio, quando mettiamo un hashtag che indica un determinato luogo, vedere pubblicato automaticamente sul portale la foto di quella persona che si trova in quel posto perché magari ha messo quell'hashtag? Faccio un esempio: TripAdvisor, che è il principale sito che si occupa, se oggi vogliamo parlare di turismo, penso TripAdvisor, non si può prescindere da TripAdvisor. Ecco, capire se in tempo reale sul nostro portale potrà uscire quell'immagine, quell'interazione, che questo chiaramente crea uno spirito emulativo anche con le altre persone che visitano quei posti, quei luoghi, e questo magari è un suggerimento, potrebbe essere interessante. In coda al servizio una breve clip realizzata con le slide di presentazione degli aspetti tecnici del portale.
Tarantella, tarantella, tira bolla, carbonè, carbonè, non fa più freddo, tira bolla, carbonè.